se Barbara Spinelli andrà o non Barbara andrà. Spinelli, tu hai certezze per su quello questo? Che io so, sì, verrà. Lei ci ha ripensato, e che è abbastanza strano per Barbara Spinelli, chiaramente. Però gliel'ha chiesto anche Alexis Tsipras personalmente, e io sono molto contento. Quindi è una certezza. Non solo perché, sì, non solo perché Barbara è una persona con cui io lavoro da 30 anni, prima alla Stampa e poi a Repubblica, e che stimo moltissimo, è una grande giornalista di temi europei. E poi insomma, poi la storia della famiglia, cioè noi a Bruxelles andiamo in il più grande degli edifici, dei palazzi dell'Europa, si chiama Altiero Spinelli, e c'è davanti una statua di Altiero Spinelli, quindi anche come italiano il fatto che ci sia Barbara Spinelli lì invece che Iva Zenicchi, che non c'è più, non mi sembra. Potevo dire Clemente Mastella, ma comunque il senso è questo. Come si posizionerà Sel dopo queste elezioni europee, se continuerà l'avventura dell'altra Europa con Tsipras differentemente? Ma io penso, dunque, sulla seconda cosa, io penso che un merito Renzi ce l'ha, e che ha veramente rottamato tutti. Cioè ha rottamato Berlusconi, ha rottamato il vecchio PD, ha rottamato il centro che non esiste più, ha rottamato anche le piccole vecchie sigle gelose dell'estrema sinistra. E quindi se uno vuole tornare al vecchio, io lo saluto caramente, se uno vuole tornare a fare la sua sigla, l'hanno detto, c'è qualche esponente di sé che è andato in giro a dire, ma questa era una lista di scopo, e quindi poi chiude. E io preferisco liste di scopo alle liste senza scopo, diciamo. Se uno vuole tornare alle liste senza scopo, se si vuole andare avanti, secondo me, per l'area che si riconosce in una sinistra, ripeto, la strada è quella lì, dell'altra Europa, lì, naturalmente adattata ai problemi e alle cose italiane. Applicare in parte il modello di Syriza, e non solo quello, ma per esempio il modello di Podemos, che è un movimento spagnolo che nasce dalle occupazioni, dagli indignados, eccetera, che ha raggiunto un notevole risultato e sarà con noi nel gruppo parlamentare, a patto che si mantenga l'idea originaria dell'altra Europa, cioè una lista fuori dai partiti in collaborazione con i partiti. Se diventa una roba dei partiti, con tutto rispetto, diventa una semplice lista civica, è più difficile farlo.